Buonasera da Daniela Minerva, sono qui con il dottor Gianpietro Chimenti, che è presidente della Federazione dei Medici Pediatri, della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, e parliamo ancora una volta di vaccini. Parliamo di vaccini, primo perché è sempre un tema sul quale siamo costantemente sollecitati anche dai lettori, siamo sollecitati anche dalle nostre stesse coscienze. E parliamo di vaccini perché le notizie che arrivano anche dai palazzi ci impongono di parlarne. Avete letto che la regione Emilia-Romagna e la regione Toscana, entrambe, hanno legiferato: i bambini non possono andare a scuola, all'asilo, se non si sono sottoposti a una vaccinazione. E la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che è l'organo che mette insieme tutte le regioni e poi si mette d'accordo col Ministro della Salute su come devono essere fatte le cose, la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha proposto al Ministro Lorenzin di fare su questo una legge nazionale, e cioè di estendere a tutto il Paese l'obbligo di sottoporre i bambini alle vaccinazioni, se no non possono andare a scuola. Il tema è molto importante ed è molto caldo, e abbiamo chiesto ai nostri lettori se questa decisione pare loro giusta o no. Abbiamo una serie di domande che poi porremo al dottor Chimenti, ma prima io voglio chiedere a lei: è giusto? È giusto estendere l'obbligo di vaccinazione a tutti i bambini d'Italia? La risposta diretta è difficile darla. Posso dire che l'esigenza è nata dal fatto che le vaccinazioni stanno registrando un calo preoccupante di tassi di copertura. Questo ha indotto due regioni particolarmente sensibili a prendere un provvedimento difficile ed importante. Un po' di differenza di rivero perché l'Emilia-Romagna lo limita ai 4 vaccini obbligatori, mentre la Toscana lo estende anche alle vaccinazioni raccomandate. E già questo crea un primo problema e poi induce anche a delle riflessioni sul fatto di poter negare ai bambini il diritto di frequentare la comunità, l'asilo nido e la scuola materna. Certo, in un momento di emergenza in cui il calo delle vaccinazioni facesse ricomparire le malattie che noi mai abbiamo debellato, o pensiamo di aver debellato, anche questa misura potrebbe essere giustificata. Da stabilire se siamo arrivati a tal punto, anche se i segnali sono preoccupanti. Allora, preoccupanti, calo delle vaccinazioni, ma perché? Perché le mamme, voi vedete le mamme, i papà, vi portano i bambini, perché non vaccinano i loro figli? Ma rispetto a una decina d'anni fa, la prima motivazione io la individuo sul fatto che sono scomparse le malattie, infettive, cioè dire. La situazione attuale è il prodotto dell'efficacia dei vaccini. Sembra paradossale, ma è così. Quando c'erano le malattie, la vaccinazione veniva accettata perché si vedeva l'effetto della malattia e i danni della malattia. Con i vaccini a tappeto che stiamo facendo, siamo riusciti a tenerle sotto controllo. Una riprova ne è il fatto che, appena ricompaiono delle malattie problematiche come la meningite, che adesso in Toscana sta manifestandosi con maggiore frequenza, immediatamente sale l'ansia e tutti richiedono il vaccino. C'è un tema anche di organizzazione, e innanzitutto va detto, e lo sappiamo benissimo tutti, che il pediatra è per le mamme, per i papà, il punto di riferimento. In genere si fa quel che dice il pediatra, a prescindere. E voi, come federazione, vi siete messi in qualche modo a disposizione per fare le vaccinazioni. Ci può spiegare in che modo questo può facilitare anche l'accesso e il rapporto con le madri, il rapporto con i papà? Sì, quando nel dialogo tra le regioni e il governo si è deciso di valutare se si poteva estendere la vaccinazione anche fatta direttamente dai medici curanti, quindi i pediatri, ma anche il medico di medicina generale per l'influenza, che ormai peraltro si fa da diversi anni nei periodi epidemici, è stato sollevato da qualcuno il dubbio che i pediatri fossero adeguati a fare direttamente le vaccinazioni. Noi ci siamo ribellati a questo dubbio perché riteniamo che proprio il pediatra, in quanto medico curante del bambino che lo prende in carico fin dalla nascita, abbia acquisito una fiducia da parte della famiglia, per cui sarebbe una risorsa in più poter utilizzare il pediatra
nell'esecuzione materiale del vaccino. Primo, perché ha modo di parlare con la mamma presentandogli le vaccinazioni o col papà presentandogli le vaccinazioni. E secondo, proprio perché ha questo rapporto diretto nel momento stesso in cui i genitori acquisiscono la convinzione di vaccinare i propri figli, avere l'esecuzione immediata del vaccino dal proprio medico sarebbe la cosa ideale. Ecco, dottore, infatti un nostro lettore ci chiede per quale motivo non riesce a essere adeguatamente informato sui vantaggi associati alle vaccinazioni. E insomma lui dice perché nessuno deve sapere con il giusto anticipo cosa sta facendo iniettare al figlio. Insomma, diciamo che i lettori ci chiedono perché non ci sono le informazioni giuste. Forse i pediatri... Noi per convenzione, per compito, dobbiamo dare le informazioni ai genitori sulle vaccinazioni che devono affrontare. Ed è un compito preciso che ogni pediatra deve svolgere nei confronti dei propri assistiti, perché fa parte del suo lavoro. Mi meraviglio che la domanda sia posta come se non fosse data questa informazione. Io ritengo che sia un diritto sacrosanto, un dovere da parte del genitore acquisire le informazioni prima di sottoporre i propri figli alle vaccinazioni. E i pediatri che prendono in carica il bambino alla nascita, già dalla prima visita sono in grado di dare tutte le informazioni che un genitore richiede. Laddove questo non succedesse, il genitore può tranquillamente stimolare e richiedere il proprio pediatra le informazioni adeguate, e questo gliele deve dare. Insomma, se avete qualche dubbio va chiesto al pediatra, però noi sappiamo anche che ci sono molti pediatri che sconsigliano le vaccinazioni. Molti è un termine sbagliato. Può succedere che alcuni pediatri non siano così favorevoli all'atto vaccinale. Arrivare a sconsigliarle credo che sia impossibile. Anche la Federazione degli Ordini dei Medici recentemente ha prospettato dei provvedimenti per i medici che dovessero sconsigliare le vaccinazioni. Può essere che qualche pediatra, attratto da patologie alternative, magari si faccia suggestionare e non dia il supporto adeguato all'atto vaccinale, ma credo che la categoria nel suo insieme sia fortemente e convinta di sostenere il vaccino come un atto di salute nei confronti del bambino. Ecco, infatti, qui un nostro lettore ci chiede che vuole ricevere un parere esperto per stabilire i pro e i contro della vaccinazione alla meningite, cioè ci sono dubbi nelle persone che non ci siano solo dei pro. Quali sono i pro e i contro di una vaccinazione della meningite? Io i contro non li vedo nella vaccinazione contro la meningite, vedo tutti i pro. Possiamo pensare di non vaccinare un bambino affrontando il rischio della malattia, ma dire che vaccinare i bambini sia rischioso vorrebbe dire negare il fatto che prima di entrare in commercio un vaccino non sia stato sottoposto a oltre un decennio di prove e di valutazioni per stabilirne la sua sicurezza. Due sono i requisiti essenziali che si richiedono a un vaccino per entrare in uso: essere sicuro prima di tutto, ancora prima di essere efficace, perché sull'efficacia possiamo avere anche dei bambini che non rispondono al 100% alla stimolazione vaccinale, ma sulla sicurezza il prerequisito deve essere quello che i vaccini devono essere innanzitutto sicuri. Poi sappiamo, ogni atto medico ha i suoi rischi, in medicina nulla è assoluto, per cui ci può essere anche una piccola percentuale di rischi, ma fa parte della prassi medica questo, non è legato al vaccino in quanto tale, a meno che non ci siano bambini che hanno delle immunodeficienze, cioè che hanno dei problemi, ma in questo caso la storia familiare, l'età del bambino, la sua storia stessa fa intuire la possibilità di un rischio e si può procedere a indagini preliminari. Ecco, però allora varrebbe la pena forse di essere più trasparenti di quanto magari le persone non percepiscano sui rischi che ci sono con le vaccinazioni, ancorché i rischi soltanto relativi all'inoculazione, le piccole difficoltà che possono avere i bambini quando gli si fanno le punture, eccetera. Vale la pena di essere trasparenti su questo proprio per fugare i dubbi che non possano esserci altre cose. A questo proposito, un nostro lettore
E dice che, insomma, lui vede, vediamo aumenti delle malattie autoimmuni nei bambini, allergie, tiroiditi, di Hashimoto, e parla anche del diabete di tipo 1, ma forse questo meno, ma certamente l'aumento delle allergie e delle tiroiditi di Hashimoto c'è. Ecco, e questo lettore pone questa domanda che a me sembra molto, come dire, naturale, cioè è possibile che un sistema immunitario ancora immaturo come è quello di un neonato possa essere danneggiato da tante vaccinazioni somministrate precocemente? C'è un rapporto fra questo boom di malattie autoimmune, ormai tutti hanno malattie, e c'è un possibile rapporto? No, nessun studio scientifico ha mai dimostrato che l'eccesso di vaccini induca una maggior patologia autoimmune nei bambini, anzi noi abbiamo acquisito molte conoscenze su come il bambino reagisse agli stimoli immunitari vaccinali. Dobbiamo pensare che già in epoca fetale, quindi già dal quinto o sesto mese di vita fetale, un bambino è in grado di produrre anticorpi, quindi un bambino immunocompetente può essere vaccinato fin dal primo giorno di vita e il fatto di ricevere diverse stimolazioni vaccinali non sarà mai responsabile di una patologia da vaccinazione. Sappiamo invece, e siamo sempre più consapevoli, che molti stimoli che influiscono durante il periodo della gravidanza sul sistema genetico del bambino predispone allo sviluppo di patologie in epoche postnatali. L'epigenetica è una branca della medicina che sta avendo un grande sviluppo e ci fa capire molte cose che fino a ieri c'erano un po' più oscure. Ma escluderei l'effetto, la conseguenza ai vaccini di quello che cioè, vogliamo dire che possiamo dire che il sistema immunitario del bambino è già totalmente formato quando nasce? Assolutamente, totalmente, ovviamente è da discutere cosa si intende per totalmente, adeguatamente formato per sopportare il carico di una vaccinazione, sì, lo possiamo dire. Tant'è vero che in alcuni soggetti a rischio l'antiepatite viene fatta fin dalla nascita e non si aspetta il secondo mese come di norma per tutti gli altri bambini. Se un bambino nasce da madre positiva per l'epatite viene vaccinato immediatamente. E poi appunto sappiamo anche appunto, come ci ha detto il dottore, che è l'ambiente, è quello che accade nei primi mesi di vita, l'alimentazione, l'ambiente circostante, insomma tutto quello che oggi viene studiato dall'epigenetica che poi definirà lo spettro delle sue patologie o della... Purtroppo questo è un grande problema che ci porteremo avanti sempre di più nei prossimi anni e dovremo imparare a conoscere meglio, ma non è legato alle vaccinazioni. Ecco, una domanda che ci viene fatta, che ci è stata fatta già altre volte, è quella sui vaccini combinati e non combinati. Molti lettori si chiedono per quale ragione non è concesso di vaccinare i bambini per ogni singola patologia, cioè perché io devo fare la rosolia, non posso fare la rosolia, la parotite, la pertosse da sole, individualmente. Forse darebbe più la sensazione di scelta ai genitori che non un cocktail di cui magari fanno fatica a vedere, di cui hanno paura. Io posso capire le paure, però devono anche basarsi sulle certezze. Dal punto di vista scientifico noi sappiamo che i vaccini combinati sono più efficaci, si potenziano reciprocamente perché stimolano contemporaneamente l'apparato immunitario e quindi non vedo i vantaggi di separare una seduta, un trivalente come morbillo, parotite e rosolia e fare tre sedute diverse, che poi vuol dire per il bambino tre iniezioni in tre fasi diverse e quindi anche sotto il profilo dell'approccio mi pare una grande complicazione. Non ci sono vantaggi oggettivi nel separare i vaccini. Alcuni discutono tra separare i raccomandati dagli obbligatori, ma oggi come oggi già la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate non avrebbe più senso. Dovremmo dire che sono o tutte obbligatorie o tutte raccomandate, perché tutte le vaccinazioni che noi abbiamo messo a punto e offerto ai bambini italiani sono sostenute da una motivazione precisa. Non le facciamo per il fatto di fare vaccini in più, ma perché abbiamo individuato le malattie che andavano
prevenute e su quelle ci siamo concentrati cercando di agire con efficacia. Grazie, chiudiamo qui, ringraziamo il Presidente della Federazione dei Pediatri e alla prossima. Arrivederci.